Ehi la ciurma, io sono Mattia Testa e benvenuti in questo nuovo episodio di Imperator Rome. Allora, niente, stiamo continuando la provincia, la sede della provincia di Palmira, come potete vedere di qua. Siamo ben messi alla fin fine, perché ho messo pausa? Boh. Forse era rimasta pausa. Semplicemente. E stiamo prendendo il manpower? Per l'attrito? Ah, perché abbiamo attrito qua e qua. Ah, ok, qua abbiamo vinto l'assedio. Possiamo fare pace? Ci ha detto anche i Hikai? Che abbiamo solo 5 di aggressive expansion con tutto questo, sul serio? Vada. Allora, vediamo un attimo. Come siamo messi a personaggi qua? Beh, no, di famiglia ne abbiamo un po', eh. Ma quelli della Siria possiamo anche... toglierci dell'aggressive expansion. Ma vediamo un attimo. Allora, famiglia Kidati ha un solo membro. La famiglia Bit Targaghi ha 3 membri. Bit Shadu ha un me. Crocifiggiamo tutte le famiglie così. Prendiamo almeno la regina di Far Palmira. Prendiamoli tutti, dai, vabbè. Perdiamo un po' di cosa, ma non voglio ucciderli. Cioè, mi dispiace proprio personalmente. Mettiamo una persona che abbia almeno un po' di lealtà. Questo, dai. Vada. Come governatore di questa nostra nuova provincia che è l'Osroene. Palmira avevamo già un governatore, forse prima avevamo già una. No. Scusate, il governatore di Palmira chi è? Il governatore della Siria, è sempre lui. È sempre lui. Eh sì, Mareo. Ah, perché è per la regione, ok, Siria. Questo qua è Assiria, è il governatore della Siria. Palestina, Basso Egitto, Alto Egitto, Nubia. Punta è un'altra roba diversa. Scusa, ma quindi l'Alto Egitto in cosa consiste? In questo e basta? Ah no, la Nubia è questa zona qua, ok, ma noi abbiamo una provincina qua, due province in Nubia e una in Punt. Non abbiamo dei governatori fedelissimi, in media, eh? Tutti sul 52, quello della Siria è il più basso. Però almeno adesso non ci vuole malissimo come prima. Ah, qua ce ne frega niente. Ah, Iknai, c'è della popolazione che sta morendo di fame. Mi spiace, non so cosa farci, ma perché c'è stata la guerra. Ci sono delle famiglie scornate, ovviamente, che sono quelli che abbiamo appena preso tra di noi, vabbè.
ci penseremo, abbiamo sbagliato a prendere tutta questa gente che sono tutti scornati. C'è un posto dove posso mandarli senza che prendano tutto questo attrito o no? Allora, mandiamoli a Palmira, questi li mandiamo qua. E questi li mandiamo a Onewata. Allora, ci togliamo un po' di attrito, magari. Forti, com'è che stiamo forti? Allora, ne abbiamo uno là, uno qua. Ok, ci può stare. Così in difesa contro. Allora, no, più che altro vediamo un attimo come barbari, cosa ci siamo trovati qua in mezzo. Ma sembra che non ci sia niente di problematico qua. No, no, sono tutti tranquilli. Non c'è nulla di importante. No, quindi direi come forti mettere. Ma neanche di qua ci sono dei barbari, vero? No. Come forti, quasi quasi ne costruirei uno qua in zona per evitare che i. La Frigia ci entri in casa all'improvviso. Ne prendiamo 380 di attrito perché? O per la gente laggiù, mi sa, forse. Questi barbari come cavolo sono messi? Sono per saltarmi addosso? E tra poco mi salteranno addosso, mi sa. Beh, devo starci attento a vedere che cosa cavolo capita. Mentre invece gli altri come sono messi? Questi anche 4 staranno per spawnare qua. Niente. Ah, questi posso riportarli a casa, non è successo niente alla fine. Probabilmente li hanno uccisi loro stessi. Non ho neanche dovuto perderci tempo. Questa zona non la pacificherò mai praticamente. Chissà, eh. Qua la Civilization Value non riesce a crescere più di tot. Cioè ho messo un po' di market qua in giro, ma posso fare degli altri marketplace qua. No, in questa zona no. Forse qua, ecco l'unico. C'è un marketplace qua che dovrebbe influenzare sempre quest'area. Ma c'è un religion map mode? Trade route, player, fortification, ping, arrest, promise, relation, trade goods. Ah, eccolo, questo qua. Allora, io direi che vorrei convertire un pochettino di più le mie popolazioni. Cribbio, quanto mi odia questo qua. Cioè adesso guadagna 5 truppe lui fedeli, ma non posso permettermi che perda. Ma sono spawnate da qualche parte queste 5 truppe? No, probabilmente. Ah, qua, sì. Ah, perché lui è. Cioè, oltre a essere capo della Siria, è anche qua generale di questo Stratos. Mareu. Non buono. Però c'è ancora fedele per ora. Probabilmente se per caso decidesse di diventare infedele. No, allora, no, vorrei più che altro, no, stavamo dicendo, convertire un po' di gente. Quindi, se noi abbiamo tutta questa gente chemetica, chemetica, araba, cananita, eccetera, eccetera, voglio convertirli tutti. Cultura, macedone. No. Allora, voglio che abbiate la mia religione. Quindi, tutti i governatori che hanno delle robe diverse, ok? Gli metto un focus sul. Ok,
Cultural assimilation, cultural assimilation, ok. Già stanno facendo un cultural assimilation. Qua non mi interessa questo Borderlands. Fai un cultural assimilation. Qua no, quelli erano un po' girati male, vero? No, adesso mi sono fedele. No, erano questi qua sotto che erano presi male. Cultural assimilation, cultural assimilation. Quelli li abbiamo annessi da poco, quindi li lasciamo. Religious conversion. Qua facciamo cultural assimilation invece. Qua Borderlands non ci interessa, vogliamo cultural assimilation. No, cultural assimilation. Cultural assimilation. Vada, vada, vada. Cultural assimilation. Vabbè, gli altri li lasciamo così per ora. Poi vediamo. Più che altro perché qua adesso ci metterà un pochettino a scendere. Però voglio cercare di convertire un pochettino in modo più efficiente. Ecco, pian pianino. Spendiamo un po' di punti a livello religioso per convertire un po' di gente. Cittadini. L'elite la voglio ellenica, quindi spenderò un po'. Ci sono delle altre zone? Sì, qua. Allora, convertiamo. Ok, basta. Non abbiamo più potere religioso praticamente. Allora, vediamo un attimo le prossime espansioni. Vediamo la nostra decisione. Allora, riunisci l'impero di Alessandro. Cos'è che abbiamo bisogno? Di andare qua, in quella zona dell'impero Seleucide, di andare in Frigia. Quante ce ne mancano? Abbastanza. Ce ne sono di più easy da prendere? No, per ora no. Quelle più facili sono quelle qua sotto dell'impero Seleucide, ma l'impero Seleucide è ancora abbastanza forte. Ma sono tutte nell'impero Seleucide, quelle verdi qua. Alcune le Seleucide Revolt, ma no. Altrimenti in Frigia e in Tracia. Ah, ce n'è una anche in Taulantia, ma cos'è che ci serve? Pella, vero? Come sono messi? 140 coorti! Non è una buona situazione. 126, sono tutti pieni di coorti qua. Porca miseria, tutti tranne la Macedonia, mi sa, eh? 67, che comunque non sono poche. La Frigia come è messa? 132. È in guerra? No. Non ha tanti soldi e non ha più manpower. Potremmo dichiarare guerra alla Frigia come prossima mossa, mi sa. Perché qua cosa sono? Impero Seleucide. L'impero Seleucide ha solo 54 coorti. Potrebbe essere un discreto nemico. Però qua c'è la rivolta Seleucide che è un po' un casino. Nel senso che dovremmo avere a che fare anche con lei, presto o tardi.
in guerra con la rivolta Seleucide. Questi chi sono? È uno stato proprio suo, Mesopotamia Superior. Potrebbe essere un'idea di dichiarare guerra all'impero Seleucide per prendere questa zona qua. Intanto facciamoci un claim. Per la provincia dell'Aramea. Sì. Perché se loro sono messi male, possiamo effettivamente, cioè, picchiarli contemporaneamente, prendere l'Aramea e poi poterci espandere in Mesopotamia Superior. Così da poter prendere anche quest'altra zona qua e avere buoni modi di espansione. Allora, vorrei vedere più che altro se qui nostro caro amico, che ci odia tantissimo, se ci dai una bella provincina, se ci dai Sebaste, per esempio. Ok, Sebaste è nostra, ottimo. Allora, c'è fedele lui. Quanto? 50. Allora, le possibilità sono che lui guadagni 5 light infantry con il nostro manpower. Vado, dai. Il primo Stratos dov'è? Questo qua. Sono troppe comunque tutte queste armate. Capisco che ti piace avere della gente, ma capisci che c'è troppa gente ora. Questi qua che hai preso adesso. Non posso neanche toglierglieli. Posso togliergli solo questi. Questi non ti servono, caro mio. Quindi, allora, li spediamo qua. In attesa di una nave che li porti poi in Grecia. Ah, c'è il secondo Nauticon che non ha nessuno, capo. Allora mettiamo tipo questo. Non mi è fedelissimo, ma almeno abbiamo una scuola di family in meno. E primo Stratos è questo qua. Ah, questo è uno importante. Cioè, potrebbe essere importante, però. Bit Shaddu o Bit Shagimi? No, sono proprio scarsi, mi spiace. Metterò questo Xenonide. No, vabbè, metto Bit Targagi. Tanto dovrebbe prendere. Sì. Fedeltà. Allora, Bit Shaddu, Bit Targagi. Quando qua mi muore sta gente, ci metterò. Ah, qua già ce n'è una senza. What? No, ce n'è un Nectanebo. Ah, perché ha zero di militare Nectanebo. Ah, è demente. Vabbè, però è molto vecchio. Quando morirà probabilmente ci metteremo qualcuno di più valido al posto suo. Chi è tutta questa gente che sta prendendo attrito? Allora, lui sta prendendo attrito e loro due stanno prendendo attrito. Questi 12.000 perché hanno marce forzate? No, perché gli era rimasto. E questi 21 hanno marce forzate perché gli era rimasto. Cos'è questo qua?
Ah, questo qua è per rinforzarlo più in foretta. Ok. Non so davvero se dichiara guerra in questo momento. Non sono messi molto bene. Quella provincia là dov'è che finisce? L'Aramea finisce in là. Sono in guerra con gli altri, quindi potrò oltrepassare tutte le zone. Quanti forti ci sono? Non è alcun forte. Buono. Quindi mi sa che per questo episodio è tutto, ma nel prossimo episodio andremo a dichiarare guerra finalmente all'altro degli imperi eredi di Alessandro Magno che ancora non abbiamo toccato. Abbiamo picchiato il regno Macedone, abbiamo picchiato il regno di Frigia. Adesso andremo contro l'impero dei Seleucidi. Ciao a tutti e buona giornata.